Ti spiego la mia idea registica. Piatte forte. Mm-hmm. Tutti i ruoli maschili li fai te. Ci vuoi credere? Dal padrone di casa al tabaccaio al fruttarolo. Ti dice, che ne so, signoriccio, le persiche dorci, quelle cose che dici tu. Penso ce le regalano, sorrisi. Quello sul 105 barrato che gli tocca il culo, che l'è pieno, si sa, no? E tutti sti polipi del 105, chi li fa? Tutti io. Bravissimo. Questo perché? Perché si parte dall'ex suo. Lei c'ha un ex che l'ha fatta soffrire, si sono lasciati, lei ancora non se l'è scordato. E chi è l'ex? Sempre io. Questo per arrivare poi alla scena finale, emotiva. Lì, ecco, là ti chiedo un lavoro, voglio tanta umanità da parte tua. Non lo so. No, tu c'hai tanta umanità. Perché dobbiamo arrivare a questo padre di lei, in coma, con i tubi, esanime, no? E il padre, Corrado mio, ti metto alla prova. Capito, sì. Chi lo fa? Sempre io. Bravissimo, lo vedi? Che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Sì. Questi sono ruoli che capitano una volta nella vita, Per fortuna. Eh? Che fortuna, Poi, questo è un progetto a più livelli. Ci sarà chi ne capisce uno, chi ne capisce due, chi ne capisce livelli. Però, sono troppi livelli. Chi capisce il terzo livello, chi capisce il settimo. Esatto. Poi questo è un lavoro particolare, sai, con sto padre, pure mezzo freudiano, no? Che magari È freudiano. Sì. Quello però è il quarto livello freudiano. Freudiano, forse pure quinto? E allora io non lo so fare. No, ti spiego, io faccio due livelli e mezzo, non il quarto, non lo posso fare. Non mi ci arrivi al quarto? Non so che non mi scavalli. Mannaggia. Però conosco degli attori molto bravi di quarto, che fanno bene il quarto livello. Se poi te li... Però non ti butta giù. Fammi buttare. No, non ti butta giù, perché lo so, tu hai le fragilità. Noi attori siamo così, siamo lì nudi, spesso di fronte a questo pubblico. Sul 105 barrato. Forse tu non stai pensando alla fortuna grande tua in questo progetto. No, qual è? Che ti guido io. Tu sei. Sono due fortune già. Tu sei un burattino nelle mie mani, capito? Io ho la visione. Ho la visione di tutto. Poi tu ci avrai pure l'ansia, io lo so. C'hai l'ansia che dici, questa Quentin l'ha vista a teatro, laica, solo lei, mo' arrivo io, rovino tutto. Ci sta. Non è che... Quentin Tarantino? Sì, ma visto, c'è rimasto. È rimasto, non se n'è andato. C'è rimasto, ha detto, oh, questa comunque è... Ecco, lui ha fatto... Tira un po'. Lui ha fatto questo gesto. E io che dovrei fare? Farlo pagare perché è un uomo oppure farmi dare la fattura, mandarla al produttore perché io sono regista? Che con chi parlavi? Oddio, scusa. No, scusa tu. No, cosa tua. No, ho capito, capito. Allora, io scusa. Ho tutto un mio mondo artistico. Sì, ho visto, vabbè. Sì, lo so. Però io adesso stavo cercando medico. Il tono. Il tono, sì. Il tono, perché volevo fare questa cosa innovativa di guardare in macchina. Sai, come Giulietta Masina ci ha aperto proprio la strada. Ha cominciato lei, sì. Guardi in macchina, adesso sganassi. Questa macchina qui, questa bianca, guardavi lì? No, la macchina... Ma questa bianca è tua? Sì, è mia. Sta messa male però, è così ti seccano. La portano via qua. Mi sa di sì. Ma allora è meglio che me ne vada. Vabbè. Scappo. Ci sentiamo dopo. Ci sentiamo, non sparire, eh? Ma ti pare? No, anche perché noi ci siamo detti tutto. Soprattutto poi per noi hanno parlato questi. Ma guarda, io potevamo anche saltare questo pranzo. Dalela, no? Vero? Cioè io ho sentito una chimica che qualcosa è successo oggi. Sì. No, ma è da stamattina, Ciao. Ciao. Ma ha pagato? Me sa di no,